Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Photo Discovering. Ci tengo a ringraziare tutti voi che ci seguite e ci date supporto, condividendo e commentando con interesse le puntate. Vi invito a continuare così perché questo format può essere di aiuto a coloro che vogliono avvicinarsi o approfondire la propria cultura fotografica. E soprattutto perché Photo Discovering vuole essere la risposta al dilagante approccio superficiale ad un linguaggio così complesso e variegato come quello fotografico. Ricordatevi di mettere un bel like e condividere e di iscrivervi al canale e, qualora non l'aveste ancora fatto, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati con le novità di Photo Discovering. Iniziamo! In questa puntata parleremo, come suggerito da Davide Santoro che saluto, di Bill Brandt. Bill Brandt è un fotografo inglese del XX secolo, padre inglese e madre tedesca. Nacque ad Amburgo nel 1904. Vive durante il periodo nazista, cosa che con molta probabilità lo portò a ripudiare le sue origini in seguito. Scelse quindi l'Inghilterra come paese adottivo, arrivando addirittura a raccontare in molte occasioni di essere nativo di Londra. Nel 1920 si recò in Svizzera per essere curato dalla tubercolosi e, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere. Fu probabilmente infatti in questo periodo che Brandt si avvicinò alla fotografia. Nel 1927 si spostò sempre per le sue cure a Vienna, dove trovò anche un piccolo lavoro come assistente in uno studio fotografico. Grazie anche all'aiuto del medico curante dell'epoca, Brandt entrò in contatto con figure di spicco dell'ambiente culturale e conobbe Ezra Pound e soprattutto il fotografo Man Ray, al quale fece da assistente per alcuni mesi. Fu proprio nella fase nascente del surrealismo fotografico che Brandt intraprese con convinzione la strada della fotografia, cominciando a guadagnarsi da vivere fotografando pittori, designers e librerie. Nel 1932 si sposa con Eva Barros in quel di Barcellona. La sua prima pubblicazione arriva nel 1936 con il libro The English at Home, dopo essersi trasferito 2 anni prima a Londra. Con il suo linguaggio fotografico ed i suoi racconti, Brandt mirava ad evidenziare le forti disparità presenti nella società inglese dell'epoca, caratterizzata con prepotenza da vari e disparati livelli estetici. West End di Londra, periferie e baraccopoli furono le sue principali location, che offrivano un mood sempre vasto e significativo. Come accade spesso anche per Brandt, le influenze dei fotografi da lui seguiti, come accadde appunto con Brassai con il libro Paris de Nuit, che lo fece arrivare nel 1938 alla sua seconda pubblicazione con il libro A Night in London, un profondo viaggio notturno in terra londinese fra luoghi diversi e diverse classi sociali. Vita dentro i pub contrapposti ad alloggi per homeless, bagni turchi, residenze e prigioni. Brandt approdava alla fotografia notturna in un momento dove questa rappresentava un genere totalmente nuovo, divenendo così un pioniere e sperimentando molte volte la tecnica cinematografica del day for night, che permetteva di trasformare una fotografia diurna in notturna. Brandt, sempre negli anni 30, si curò di raccontare anche la condizione della parte rurale in Inghilterra, colpita anch'essa da depressione economica e quindi disoccupazione, disperazione e fame. Come molti fotografi, anche lui si muoveva su vari generi, anche se buona parte della sua notorietà era dovuta fino agli anni 40 alle pubblicazioni e quindi ad una fotografia reportagistica, pur mantenendo delle sfumature dovute ad un genere pittorialista ormai in declino, ma comunque mai del tutto scomparso. C'è comunque da sottolineare come, anche se immerso nel mood della fotografia reportagistica dell'epoca, a Brandt si può appellare il titolo di fotografo umanista, con la sua capacità di esprimere, con i mezzi propri di una fotografia votata al surrealismo, gli emblemi della condizione umana. Intorno alla metà degli anni 40 Brandt incomincia a sperimentare anche la fotografia di nudo. Acquista quindi una Kodak, una macchina fotografica in mogano equipaggiata con un obiettivo grandangolare. Era una tipologia di quelle in uso alla polizia per fotografare rilievi investigativi. Questo
questo mezzo permise al fotografo, come lui stesso sostenne, di vedere il mondo attraverso gli occhi di un topo, un pesce o una mosca. È qui che Brandt sottolinea attraverso la sua fotografia come il suo intervento per questo genere fosse totalmente ridotto ai minimi termini e come lasciasse realizzare alla lente in uso immagini e forme che attraverso i suoi occhi altrimenti non avrebbe potuto osservare. Raffigurava donne misteriose dalle forme allungate, in alcuni casi riprese in esterna, in altre rinchiuse in stanze opprimenti a simboleggiare incubi e paure. Brandt curerà questa fotografia negli anni a venire, riuscendo nel tempo a uscire dai canoni e dagli attributi iconografici che altri fotografi rappresentavano, fino a far divenire la sua fotografia una riflessione carica di simbolismo psicanalitico, dal linguaggio di Freud a quello di Jung. Dal dopoguerra agli anni 60, le tensioni ed i disagi sociali incominciarono ad allentarsi, cosicché tutto l'estero creativo riferito alla fotografia surrealista del fotografo Brandt si palesò nel libro Perspective of Nudes, pubblicato nel 1961. Nel 1969 vide luce la prima retrospettiva al MoMA di New York, diretta da Edward Steichen. Nel 1978 viene nominato Royal Designer for Industry dalla Royal Society of Arts. Nel 79 invece viene insignito della Silver Progress Medal dalla Royal Photographic Society. Le sue fotografie entrano a far parte di collezioni importanti, come quelle della London's Victoria e dell'Albert Museum, del MoMA e della Paris Bibliothèque Nationale, che possiede il fondo più vasto di tutte le sue stampe. Durante gli ultimi anni di vita, a causa di un glaucoma, la sua vista continua a peggiorare, rendendogli quasi impossibile stampare le sue fotografie, cosa di cui si è sempre occupato personalmente. Bill Brandt muore a Londra nel dicembre del 1983. Le sue ceneri vengono disperse ad Holland Park, dove amava recarsi a passeggiare giornalmente. Questa puntata di Photo Discovery finisce qui. Conoscevate Bill Brandt? Cosa ne pensate del suo percorso fotografico? Approfondirete la conoscenza delle sue opere e del suo linguaggio? Volete proporre altri e nuovi fotografi per le prossime puntate di Photo Discovery? Scriveteci un messaggio qui sotto e parliamone insieme. Mi raccomando, condividete il più possibile, aiutateci a farci conoscere. Ciao e alla prossima puntata di Photo Discovery.